Ragazzi, buongiorno e bentornati. Molti si preoccupano di come andare a impostare i costi di spedizione, vale a dire, vendo un oggetto da un euro, non posso mettere un costo di spedizione da 4. Dipende, ragazzi, dipende se volete stare tranquilli la notte. Questa è una cosa più importante di tutti, perché fare delle spedizioni non tracciate a un basso costo vuol dire avere sempre problemi con dei clienti che dicono l'oggetto non è mai arrivato e non siete sicuri che sia arrivato. Problemi che l'oggetto effettivamente non è mai arrivato, ci impiega 30 giorni con la posta ordinaria. Perciò le scelte che potete fare nel momento in cui dovete andare a inserire dei costi spedizioni sono sostanzialmente due, ok? La prima è: io vendo il mio prodotto, non ci margino sui costi di spedizione, potrei essere non competitivo. Io vendo il mio prodotto, i miei costi di spedizione sono molto bassi e sono altamente competitivo. Dovete trovare un equilibrio su questo argomento. Io quello che consiglio in fase iniziale per chi sta partendo è meglio fare spedizioni tracciate. Questo perché ti consente di poter seguire un iter ben preciso, non avere problematiche con i clienti, feedback negativi, di essere DBA che viene sfalsato, perciò spedizioni tracciate. Consiglio di fare spedizioni non tracciate quando il volume di traffico è molto elevato. Vale a dire, fate 100 transazioni al mese, vabbè, vi potete permettere che di 5 articoli che avete nel vostro catalogo, questi qua sono a basso costo, preferite una spedizione molto bassa, offrendo comunque sempre la spedizione tracciabile, ed è, vabbè, rischio, è un rischio calcolato. Non potete fare partire con una startup, fare la guerra dei poveri perché vedete che gli altri offrono spedizioni molto basse e anche voi fate spedizione bassa. Siete in fase di partenza, non vi potete permettere feedback negativi, chargeback, tutto quello che in fin dei conti vi può creare dei problemi. Perciò spedizione deve essere sempre equilibrata con l'oggetto. In fase iniziale no, in fase iniziale dovete cercare di rispettare, andare su spedizioni tracciate. Quando siete a volumi un po' più alti potete anche decidere di fare spedizioni non tracciate. Per il resto io oggi vi saluto, vi ringrazio per questo breve video, ma comunque è un video che può dare delle informazioni importanti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, rimanete aggiornati, andate sul sito che sono aperte le consulenze a gruppo chiuso. Per il resto io vi saluto e vi auguro una buona spedizione tracciata, se volete. Ciao, alla prossima da Max.